la maestra avrà 80 euro più o meno in più e si potrà comprare un libro. Però con cognizione di causa, no, perché lei voi prima, avete potenziato. Perché e che fa davanti a questo saltate addosso alla Boldrini e gli mettete. Allora, non esageriamo perché poi. L'uomo, come gli animali, vive e comunica nello spazio e attraverso lo spazio. All'inizio degli anni 60, Edward Twickel Hall, antropologo statunitense, è stato il primo a introdurre e coniare il concetto di prossemica per indicare lo studio delle relazioni di vicinanza nella comunicazione. Bentornati alle invasioni barbariche! I modi di agire delle persone nello spazio sono in stretto rapporto con i loro mondi interiori. Studiare la prossemica consente di studiare atteggiamenti che spesso sfuggono alla coscienza dei protagonisti. Lo studio della prossemica televisiva diviene significativo quando si cerca di rilevare gli effetti volontari e involontari della comunicazione e la coerenza della comunicazione stessa in virtù della prossemica. La prossemica è applicabile alla televisione in primo luogo osservando come viene gestito lo spazio all'interno dei programmi. Un programma televisivo con un dato tipo di contenuti e di intenzioni narrative può essere ad esempio travisato da una regia incoerente e da una scenografia incompatibile. Analizziamo dal punto di vista della prossemica alcuni tra i principali talk show italiani. Il termine di raffronto che verrà preso in considerazione sarà quello delle intenzioni della struttura scenografica, intesa come costruzione scenica, illuminazione e come rapporto tra il conduttore e gli elementi in scena. Nell'ordine verranno analizzate posizioni, elementi scenici, luce, conduttore e pubblico. I programmi presi in considerazione sono Porta a Porta Rai 1, Servizio Pubblico La 7, Le Invasioni Barbariche La 7. La maestra avrà 80 euro più o meno in più e si potrà comprare un libro. Però con cognizione di causa, no, perché lei voi prima, avete potenziato. Perché le... E che fa davanti a questo saltate addosso alla Boldrini e gli mettete. Allora, non esageriamo perché poi. Porta a Porta. Conduttore e ospiti sono al centro dello studio. Questi ultimi sono posti su due file di poltrone contrapposte ed aperte. Il plasma sullo sfondo è diviso in tre porzioni. In quello centrale viene inserita la grafica con l'argomento del dibattito. Nelle due porzioni laterali sono inserite altre persone in collegamento. La luce in studio è piena e la scenografia ha la dominanza dell'azzurro accoppiata al bianco. Il conduttore è al centro tra due file di poltrone e spesso si volta verso gli schermi posti alle sue spalle, dove appaiono le immagini delle persone in collegamento, citate o in oggetto della discussione. Il pubblico è quasi assente, in posizione centrale, ovvero di fronte a tutti i parlanti. Conclusioni. Il conduttore è il centro del programma e gli ospiti danno vita a un'opposizione dichiarata, ma in posizione secondaria rispetto al conduttore, perché le poltrone sono poste quasi di fianco. Le persone in collegamento sono subordinate, anche se visivamente più grandi, perché il conduttore li volta le spalle fino a quando non gli rivolge la parola. Il pubblico è solo un ascoltatore, quindi la comunicazione è unidirezionale, dallo schermo allo spettatore. La maestra avrà 80 euro più o meno in più e si potrà comprare un libro. Però con cognizione di causa, no, perché lei voi prima, avete potenziato. Perché e che fa davanti a questo saltate addosso alla Boldrini e gli mettete. Allora, non esageriamo perché poi. Servizio pubblico. Il conduttore è al centro dello studio. Ha una scrivania come piano di lavoro e due maxi schermi sullo sfondo. Sono presenti due file di poltrone contrapposte ed aperte. La scenografia, con la presenza di impalcature, richiama i cantieri edilizi. Il pubblico posto su gradinate delimita i quattro lati di un rombo. Gli ospiti noti sono posti sotto il pubblico, ai lati del conduttore, mentre gli ospiti non noti intervengono dall'impalcatura sottolineando la precarietà della loro situazione sociale. Nei maxi LED panel appaiono immagini degli ospiti, grafiche e collegamenti. La luce sottolinea principalmente il conduttore e gli ospiti. Il resto della scenografia, compreso il pubblico,
e sottotono. Il conduttore è il centro della scena e della narrazione ed è sottolineato dalla gru rossa alle sue spalle. Il resto della scena ha una dominante blu che varia al rosso. Conclusioni. Il centro del programma è il conduttore e, come la gru alle sue spalle, regge i maggiori carichi del programma e ricorda la sua presenza come bilancia della narrazione. Attenti al cane. La maestra avrà 80 euro più o meno in più e si potrà comprare un libro. Però con cognizione di causa, no, perché lei voi prima, avete potenziato. Perché... Ah, e che fa davanti a questo saltate addosso alla Boldrini e gli... Allora, non esageriamo perché poi... Le invasioni barbariche. La conduttrice e l'ospite sono il punto a fuoco della scenografia, che vede due poltrone contrapposte divise da un lungo tavolo che sembra essere una lingua di mare. Sullo sfondo, tre pannelli LED, uno centrale più grande, dove vengono trasmesse le immagini degli ospiti in collegamento e i contributi. Due più stretti, dove appaiono immagini di supporto e il nome del programma. Lo sfondo, che abbraccia la scenografia, è composto da sagome di galeoni a vele, ritratte come in un porto. La luce, dalle dominanti giallo-blu, è leggermente sottotono. Nel complesso, tutto lo studio è illuminato da tanti spot stretti. Il pubblico, illuminato da spot blu e situato su tre file di gradoni che hanno un andamento ad onda, è posto in due schieramenti distinti, ai lati della scenografia, che nel complesso ascrive due circonferenze. La più grande ha forma circolare ondulata e asimmetrica. Comprende i pannelli, lo sfondo, il pubblico e l'ospite con il conduttore. Conclusioni. Il conduttore e l'ospite, seduti l'uno di fronte all'altro, sono posti al medesimo livello e sono ascritti in un cerchio rialzato che sembra essere un'isola di dialogo nel marasma dell'opinione pubblica. Il pubblico è presente ma assente dal dialogo comunicativo. La maestra avrà 80 euro più o meno in più e si potrà comprare un libro. Però con cognizione di causa, no, perché lei voi prima, avete potenziato. Perché... Ah, e che fa davanti a questo saltate addosso alla Boldrini e gli... Allora, non esageriamo perché poi... Conclusioni finali. Nei talk show analizzati si nota come le finalità prossemiche delle scenografie non sempre sono ben studiate. Quasi tutti replicano degli schemi convenzionali, come l'uso di schermi grandi o la posizione centrale del conduttore. La scena è di solito frontale al pubblico di casa, con propositi ancora teatrali. La fotografia risulta essere più variegata e rivela intenzioni narrative a seconda del programma. Campi medi e piani medi sono le inquadrature costanti. Primissimi piani e particolari mettono in risalto momenti particolarmente intensi. I totali servono a identificare dove ci troviamo ed aiutano lo spettatore a familiarizzare con il contesto. Il conduttore, nella maggior parte dei casi, è inserito come cardine tra gli schieramenti. Frequente è il sussidio di grafiche e contesti che appaiono sia negli schermi in studio che nelle grafiche in sovraimpressione. Variegato è l'uso del pubblico, che oscilla da una totale assenza ad una presenza partecipante, anzi, integralmente parte della narrazione perché è diventato clac dietro i presunti delegati. In conclusione possiamo affermare che i talk show analizzati sono legati a schemi prossemici tradizionali, ancora molto teatrali. Il conduttore è spesso posto in risalto rispetto agli ospiti. Questi ultimi, a loro insaputa, sono collocati nella scena per rendere subito chiaro che dovranno contrapporsi in una sorta di bipolarismo d'opinione. Anche gli individui che sono portatori di punti di vista esterni al bipolarismo vengono posti forzatamente in uno dei due schieramenti e quindi accostati alla struttura di valori rappresentato dallo schieramento stesso. Possiamo affermare che la prossemica nei talk show è generalmente tradizionale e non incoraggia l'assimilazione di altri punti di vista oltre a quelli desiderati dagli autori.